È urgente che l'Unione Europea sviluppi una nuova visione nei confronti di questa regione e metta l'allargamento ai Balcani occidentali tra le sue priorità. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel videomessaggio trasmesso oggi ad apertura dell'evento L'Italia e i Balcani Occidentali, crescita e integrazione, che si è svolto al centro congressi del Porto Vecchio e che Tele4 ha trasmesso in diretta questa mattina nel corso di Sveglia Trieste. Il ruolo dell'Italia, soprattutto attraverso il Friuli Venezia Giulia, è da considerare nevralgico per il processo di cooperazione internazionale sotto le chiavi economiche e politiche, guardando anche ai flussi migratori, il tutto all'interno della linea dell'Europa che vuole garantire stabilità e pace nel continente, guardando con attenzione proprio ai Balcani. La giornata di oggi deve servire a riunire tutte le forze italiane di diversi settori, anche imprenditoriali, politici, anche con la benedizione dell'Unione Europea, per lanciare una presenza sempre più forte del nostro Paese in una regione che deve diventare in gran parte anche mercato europeo. Ci sono paesi candidati, noi vogliamo che si accelerino i processi di adesione di alcuni paesi, siamo stati favorevoli alla decisione della Bosnia e Erzegovina di candidarsi ad essere parte dell'Unione Europea. Quindi si può fare, insomma, risolvere il problema migratorio, garantire la stabilità con una maggior presenza italiana e anche fare business per le nostre imprese. Già siamo al lavoro per organizzare due business summit, uno in Serbia e un altro in Kosovo. I principali margini di manovra sono da ricercare negli scambi commerciali e riguardo le politiche economiche, con l'obiettivo di favorire la contaminazione imprenditoriale fra i paesi. Noi come Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo investito molte risorse per la collaborazione, soprattutto con i Balcani occidentali. Penso non soltanto ai fondi per la cooperazione, per il quale abbiamo investito diversi milioni di euro, ma anche gli investimenti che abbiamo fatto tramite Finest e Friulia per negli ultimi 10 anni circa 50 milioni di euro per far sviluppare le nostre imprese in quei territori e trovarne un valore condiviso. Non a caso una delle proposte già avanzate nel tempo dall'onorevole Sandra Savino di Forza Italia è quello di portare a Trieste una sede istituzionale europea. Da parlamentare feci un'interrogazione per poter portare la sede della BEI o un distacco della BEI proprio a Trieste, perché credo che, e non lo dico io ma molto più autorevolmente di me lo hanno detto chi mi ha preceduto, Trieste e la regione Friuli Venezia Giulia ha un ruolo fondamentale nei rapporti con i Balcani. Trieste, allo stesso tempo la più italiana e la più mitteleuropea tra le città italiane, rappresenta un ponte naturale e straordinario tra l'identità italiana e latina con quella dei popoli slavi e germanici a noi più vicini.